Cari amici, cari concittadini, buona giornata. Eccoci ancora qui a cercare di far capire alla cittadinanza cos'è accaduto in questi anni. Lo spiego io perché il sindaco che voleva far conoscere alla cittadinanza come stavano le cose è ancora in fuga. E si sottrae a televisione. Allora, qui il mio esperto mi ha messo a disposizione alcuni documenti. E questo è l'ordine. L'azienda speciale STS Multiservizi è stata costituita, eccetera, eccetera. Il 1° luglio 2015 ha preso avvio l'attività dell'azienda speciale, alla quale azienda speciale sono stati trasferiti i servizi che di seguito sono elencati. Ecco qui. All'azienda speciale sono state di conseguenza trasferite le entrate del bilancio comunale. Ora, a guardia di questo gioiello e delle partecipate, oltre al patrimonio, ne sappiamo che il sindaco a Tellaps ha messo l'assessore Morelli. Morelli. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, informato Crozza, direbbe: Morelli, hanno scelto non un Moro, un Morelli. Prima a Frascati non c'erano i Morelli, ce li ho portati io. Prima usavano i Somarelli. Ok. E qui ci siamo, 1° luglio 2015. Poi il mio consulente mi ha passato quest'altro foglio. Naturalmente passando i servizi passa anche il personale, altrimenti i servizi come si fanno? E qui parliamo della STS in liquidazione, che fino al 1° luglio 2015 ha in carico il personale. E infatti questo personale costa 1.725.000 euro. Nel 2014 per l'intero anno era costato 2.000.000 919.875. Tenete a mente questo numero perché questo è il numero magico. Il 50% di 2.919.875 fa 1.460.000. Questo è il 50%. Dal 1° di gennaio fino al 30 di giugno. E invece la STS in liquidazione si carica, come mi ha scritto qui l'esperto, 1.725.662 corrisponde al 60,45. Ma io dico di più perché se ci sono 260.000 euro in più, la quota eccedente non è il 10%. Su 1.725 il 10% è 1.700.000, è 172.000 e qui sono molti di più, almeno il 15. Allora ricordate quel numero magico, 2.900.000. Ora mi ha messo vicino quest'altro foglietto.
azienda speciale. Il bilancio dell'azienda speciale vede un costo del personale di 1.413.255. Oppo bacco. Ma scusate, se si sono divisi i dipendenti 6 mesi uno e 6 mesi l'altro, dovrebbe essere lo stesso importo. E invece no, non è così. Uno porta, ricordiamolo, 1.725, uno porta soltanto 1.413. E mi scrive sempre l'esperto. Quel 1.413 è pari quasi al 50% del costo del personale nel 2014. Se fosse il 50% dovrebbe essere caricato per 1.460 e invece solo 1.412. Il bello, mi scrive, è che sommando 1.413 a 1.725.262, cioè il primo è il costo del personale dell'azienda speciale, il secondo è quello dell'azienda in liquidazione, si ha un totale di 3.138.927, ovvero 218.000 euro in più di costi di personale rispetto al 2014. È certo che per un'azienda, quella speciale, che nasce per ridurre i costi almeno del 20%, è una cosa interessante. Io mi chiedo, ma l'assessorello Morelli, ma queste cose non le ha notate? I revisori dei conti, questi rapporti non li hanno fatti? Gli estensori del bilancio dell'una e dell'altra società, ma si sono parlati? E allora quando le cose vanno così, vedete, non c'è da stupirsi se poi il finale, qui come altrove, sia questo. Cara Giuseppina, caro Nicola, tanti auguri per il figliolo che va nato. Nel 2042 finirà di pagare i buffi e i disastri lasciati dai Gattopardi. Mi raccomando, alle prossime elezioni vota per il PD, non famo scherzi, questi ci hanno il buon governo.